sicuramente siamo di fronte a una partita dove abbiamo giocato dall'inizio alla fine con grande intensità, esprimendo anche un buon gioco, facendo quello che avevamo preparato con grande praticità, con grande incisività e ricercando sempre la giocata giusta per fare gol. Penso che la vittoria sia meritata. Il primo tempo dovevamo andare già in vantaggio e chiudere la partita, abbiamo avuto diverse palle gol senza subire niente. Il secondo tempo, come ho detto prima, ancora a piede sull'acceleratore fino in fondo. Io direi sicuramente, parliamo di sì, la migliore prestazione per continuità, sicuramente sì. La catena di sinistra le ha dato grande soddisfazione oggi. Dentice e Valente hanno messo tantissimi palloni in mezzo. La scelta è stata questa, ho ritrovato Valente e quindi sono ritornato sul 4-2-3-1, che è il modulo che uso di più e che secondo me, per caratteristiche dei giocatori, ripeto, con il ritorno di Valente, mettendo anche una coppia là davanti, scegliendo Scardina, anche con l'inserimento di Cassini, due mediani di più di equilibrio, lavorando con le coppie esterne, sicuramente Dentice e Valente hanno fatto bene, ma anche Brumatti e Cassini sono arrivati parecchi traversoni dentro, alle volte bravi loro a difendere da cross, e poi alla fine abbiamo avuto parecchie occasioni anche da cross esterno. No, beh, da ricriminare, si serve da ricriminare quando si perde, ma il Siracusa ha fatto una partita come potevamo un po' aspettarcela, sinceramente. Era l'erba molto alta e al di là del che non permetteva un grande fraseggio, e Siracusa l'ha messa su un piano più congeniale, cioè buttarla sempre scavalcando tutti e veloce, ma non poi andare a cercare la seconda palla con i centrocampisti, ma molto profondi, sempre a farci scappare all'indietro. E il primo tempo abbiamo corso tantissimo e nelle poche volte che siamo riusciti invece prenderli in filata abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio davanti al portiere. Dunque, però insomma, non abbiamo letto bene la partita. Le partite si gioca contro il Foggia, giocano un grande palleggio, si gioca contro un'altra squadra, un misto. Il Siracusa di oggi ha fatto un tipo di partita molto intelligente e noi non siamo riusciti a leggerla per 45 minuti, abbiamo sprecato grandi energie e poi nel secondo tempo avevamo anche poche energie.